Il mio amico Francesco mi ha regalato un bel po' di albicocche del suo albero, ottime per fare una gustosissima marmellata biologica. Le ho lavate sotto l'acqua corrente e gli ho tolto il nocciolo con tutta la parte rovinata. Ho poi sbucciato una mela e spremuto il succo in un limone. E pesato lo zucchero, ne occorrono 200 grammi. Ho fatto a pezzettini mezzo chilo di albicocche e la mela e ho messo il tutto in una ciotola adatta per il microonde. Ho aggiunto il succo del limone e lo zucchero, mescolato per bene, incoperchiato ed infornato per 5 minuti a 700 watt. Trascorso il tempo, ho mescolato di nuovo il tutto ed infornato, questa volta senza coperchio, per 15 minuti sempre a 700 watt. Intanto sterilizzo i vasetti riempiendo una pentola con dell'acqua e portandola a bollore. Immergo i vasetti con i coperchi nell'acqua bollente per 10 minuti e poi li lascio asciugare all'aria. Per essere sicuro che la marmellata sia cotta al punto giusto, basta fare la prova del piattino. Ho preso un cucchiaino di marmellata calda e l'ho versata su di un piatto. Inclinandolo è possibile valutarne la densità. La marmellata non deve scivolare via velocemente, ma lentamente ed essere cremosa. Ho versato la marmellata nei barattoli incoperchiati, lasciandoli raffreddare a testa in giù. Una volta raffreddata, ho ottenuto questa densità, bella cremosa.